cane che abbaia sempre comunque quando registro. Benvenuti e bentrovati a questo canale. Vi iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace, condividete questo video che pensate che possa essere interessato. E comprate la My Live Reaction. E salute e buon sabato sera a tutti. Mi raccomando, lasciate un mi piace, divertitevi e state simpatici, stay positive. Questa partita è stata abbastanza positive e negative. Una partita che fino a un certo punto si può dire senza problemi che sembrava che essere Oclaimato Allegri. Era una partita con un contropiede vero e proprio, con una partita, una squadra semplicemente più propositiva. E quello abbiamo segnato, rischiato più volte di segnare dopo il primo gol. Abbiamo fatto un gol e dopo la maggior parte della partita praticamente la Roma ha fatto ben poco, soprattutto per un certo periodo. Però dopo la Roma si è ripresa, ha deciso di andare ad attaccare e ha ripreso ad attaccare quando la Juventus ha continuato ad attaccare, ma è mancato proprio quella. Infine, alla fine del gioco, subito immediatamente si può dire, prima ancora di andare avanti, che il problema che la Juventus non è riuscita semplicemente a fare il secondo gol. È mancato qualcosa, è mancata la precisione, è mancata la grinta necessaria, è mancata quella cosa che davi e facevi gol e l'hanno annullato il secondo, purtroppo. Era una bella azione. Quindi la cosa più che mi fa più rammarico è proprio stato il fatto che hanno fatto una bella azione e che hanno annullato un gol proprio in quella bella azione, annullata con un gol di Locatelli, anche un bel gol, si può dire che è un bel gol. Quindi, beh, da un certo punto di vista qualcuno in un gruppo WhatsApp mi dice che è stato culo di Mourinho, ma questo è impreciso, questo significa secondo me non aver fatto attenzione a molte cose della partita. Dunque, iniziamo da Bondusa Vlahovic, che finalmente ha fatto più tocchi, ha fatto un gol su punizione incredibile, allucinante, un qualcosa che neanche io mi sarei mai potuto aspettare, ragazzo, perché a parte gli scherzi non che sia un calciatore assolutamente malefatto, anzi tutt'altro, è un gol su punizione che magari da uno che mi sembra di ricordare non abbia poi tutta questa grande carriera di contro su punizione, non è che mi aspettavo più di tanto. È stato molto piacevole vederlo, anche perché è stato un bel gol su punizione. Quindi grandi complimenti a Bondusa Vlahovic, che a parte il gol su punizione ha fatto anche una gran bella della partita, come un po' tutti, se a dire il vero mi sono piaciuti. Il buon Miretti, una bella grinta giovanile, ha fatto una cosa molto 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 bella. È stata una squadra abbastanza propositiva, abbiamo fatto dei contropiedi interessanti, comunque siamo sempre stati là per stare, siamo stati sempre là ad attaccare, ma ripeto, evidentemente è mancato qualcosa di per andare a colpire e ad affondare l'avversario, che comunque nel primo tempo c'era, il gol è stato annullato. Ma comunque la cosa buona che mi ha fatto piacere è che non ci siamo fermati all'1-0 l'orto muso, abbiamo cominciato a cercare di fare una partita per andare a cercare il secondo gol, che non è stato appunto trovato, e questo è un dato di fatto abbastanza lampante. Oggi ho fatto una battuta in live, che l'ho fatto una specie di raggio al cielo dall'Allegri, l'hanno rapito, perché è stata una squadra un po' come la vogliamo vedere noi. Nonostante il pareggio, io vorrei sottolineare che questa partita, nonostante il pareggio, la prestazione mi è piaciuta, è stata trovata abbastanza interessante, non ci siamo annoiati, neanche né voi in live, né voi a vedere la partita, né io. Poi se qualcun altro magari potrà trovare delle cose negative, magari potete dire, beh, il cambio di governo è un po' troppo tardi, è un qualcosa che sicuramente deve essere aggiustato a livello precisione, bisogna essere un po' di precisione. Poi questa, ho fatto un'altra battuta, questa è stata praticamente la partita delle rimesse al fondo, è stata più rimesse al fondo che ti rimporta. È un pareggio che alla fine si può dire assolutamente che la Roma potrebbe, gli hanno detto il culo di Mourinho, non è solo il culo di Mourinho. La verità è che negli ultimi tempi piano piano sono cominciati a riprendere, hanno fatto sempre più tiri in porta e addirittura rischiavano di vincere la partita. Quindi la Roma bisogna dargli un merito, non si può dire la Roma ha giocato male. La Roma non ha giocato male, attenzione, la Roma ha giocato, ha fatto il suo e ha fatto il possibile per vincere. Ma alla fine il pareggio, se vogliamo fare, è proprio, sì, la Juventus ha fatto più tiri in porta, è stata magari per alcuni casi più propositiva, ma dire che la Juventus vince per merito a prescindere secondo me fa un errore, perché anche la Roma ha avuto il suo, ha fatto il suo. Non è che le stavamo, come si dice il mio detto, sbundando, ovvero gli stavamo rompendo il culo.
In verità, la Roma ha fatto il suo e chi ha un occhio più attento e più razionale e meno superficiale può vedere la partita come una cosa molto più completa, nel senso che assolutamente dire che la partita è stata vinta perché si doveva vincere o perché si doveva perdere o perché si doveva pareggiare, insomma, bisogna sempre mettere i punti sulle i, e la Roma ha potuto fare e meritare secondo me anche il pareggio. E se ognuno del due avrebbe potuto vincere, ma alla fine la questione è stata questa. Silenzio, cane, smetti di abbaiare per cortesia. Per cortesia. Questi cani che abbaiano devono semplicemente stare zitti, che hanno rotto i coglioni. Grazie. Grazie per l'ascolto. E proseguendo, insomma, ragazzi, la mia analisi. Si tratta di una partita che è stata per larghi tratti assolutamente molto vicina verso una possibile vittoria. I cani che abbaiano sono rotture di coglioni. Continuano a abbaiare, nessuno che zittisce. Comunque i cani sono un po' come la gente che potrà dire che io sto dicendo cazzate. Scherzi a parte, la mia analisi sulla partita, la mia analisi tattica e di una squadra, di una partita, ripeto, secondo me è abbastanza equilibrata, hanno fatto tutti bene, sono piaciuti più o meno tutti. In realtà magari anche lo stesso di Ciro, è stata una partita che quanto sembra essere un'altra Juventus, ma nonostante abbia cambiato volto, la Juventus non ha comunque concretizzato, purtroppo, perché mancava soltanto quello. In realtà questa è la mia, cioè non ho molto altro a dire, questo è il mio pensiero. Che Roma, comunque, attenzione, non è che dobbiamo dire che è stata, appunto, ripeto, non si dica che Mourinho e la Roma abbiano avuto fortuna, perché in realtà la fortuna se la sono anche andata a cercare. Quel gol, che è stato anche una bella azione, è stata anche però una cosa cercata. Magari abbiamo qualche difensore nostro sicuramente sbagliato. Dire che la partita, cioè noi siamo andati a cercare il gol, anche loro sono andati a cercare il gol, questa è una cosa palese ed è una cosa indubbia che non si può mettere assolutamente in discussione, quindi non c'è nessuna fortuna da parte delle due parti. Quindi questo è il pareggio, alla fine si potrebbe anche dire, concludendo il discorso, che si potrebbe anche dire che sia il risultato più giusto, più conforme, soprattutto negli ultimi minuti, oddio, è l'ultima mezz'ora di gioco in cui la Roma si è proposta molto di più rispetto ai primi tempi. Fatemi sapere i vostri commenti, cosa pensate di questa partita. Comunque complimenti a Allegri, nonostante io l'ultima partita, i complimenti non sono tanto usciti, chissà come mai, forse c'è stata veramente questa paura da parte di Allegri per cambiare qualche cosa e quindi siamo qui a vedere una partita, abbiamo visto una partita un po' diversa da Sassuolo, un po' diversa dalla Sampdoria, soprattutto verso la Sampdoria, perché è stato un calcio molto più andando all'attacco, andando a cercare la vittoria, andando a cercare un secondo gol, niente cortumuso, praticamente una totale identità diversa da Allegri. Ho fatto una battuta, l'hanno clonato, l'hanno rapito, perché è stata quella l'impressione. Ma fatemi sapere la vostra nei commenti, ci vediamo alla prossima, lasciate un like, iscrivetevi a questo canale e mi raccomando, fatemi sapere la vostra, ripeto, condividete questo video, condividete questo canale, ci vediamo alla prossima, ciao a tutti, forza di voi.